Bella a tutti ragazzi, sono Antisfig Dynamo e oggi con questo video volevo introdurvi sia nel mondo di Watch Dogs che nel mondo GTA V. Iniziamo subito con Watch Dogs, un videogioco sviluppato dalla Ubisoft, creatore di Far Cry e Assassin's Creed. Il videogioco ha come data di uscita il 19 novembre nelle USA e il 21 novembre in Europa, date che si avvicinano molto alla data di uscita di Call of Duty Ghost. È stato creato per andare oltre i limiti dei giochi open world di oggi, come spiega il direttore creativo. Utilizza un motore grafico mai usato in nessun altro gioco, chiamato Disrupt. Ma adesso parliamo del protagonista. Chi è? Che cosa fa? E cosa è in grado di fare? Il protagonista è Aidan Pierce, un ossessionato della tecnologia, la cui abilità principale è quella di hackerare qualsiasi sistema connesso al CTOS, la sua arma principale. Grazie alle grandi abilità di hacker e con l'uso del suo potentissimo dispositivo portatile, sarà possibile manipolare luci di semafori, disattivare telecamere, provocare incidenti stradali e ascoltare conversazioni telefoniche. Insomma, può controllare tutto ciò che lo circonda. Aidan è un uomo spinto dalla sete di vendetta, inseguito dai terrori e dagli incubi del suo passato, e quindi si farà giustizia secondo le sue regole, affrontando un sistema corrotto, e usa la città come unica arma. Jordi Sheen è il fixer di fiducia di Aidan. Porta a termine i lavori lasciati a metà dal protagonista, come ad esempio accedere a zone inviolabili oppure nascondere dei corpi. Un po' come T-Bong, anch'esso un hacker in grado di violare aree riservate. Sarà di grande aiuto ad Aidan nel corso della trama. E poi c'è Clara, una donna attraente della quale ci si può fidare ben poco. È in grado di muoversi all'interno di qualsiasi sistema e mostrare qualsiasi segreto si stia nascondendo. Meno pregevoli, tra virgolette, sono l'intelligenza artificiale e le fasi di combattimento corpo a corpo, che risultano abbastanza sufficienti solo perché si riesce a passare con molta facilità dall'impugnare una pistola all'avventarsi sui nemici. Questo splendido gioco darà del filo da torcere a tutti i giochi open world del 2014, tra cui GTA V. Aiden girovagherà nella moderna Chicago, in cui gli scenari, le strade e i grattacieli sono resi con una perfezione di luci e ombre senza eguali. Assurda la somiglianza in certi aspetti a GTA 4 e Matrix Path of Neo. La città è molto più popolata e animata di tutti gli open world visti fino ad oggi. Possiamo dire che la Ubisoft ha fatto grandi progressi col passare degli anni e sicuramente si farà perdonare per le delusioni provocate da Assassin's Creed 3 ai fanatici della saga. Ma adesso parliamo del gioco che per alcuni è stato considerato come il miglior videogioco mai uscito nella storia dei videogames. Ci sono seri dubbi a proposito dell'uscita di GTA V su piattaforma PS4, a differenza di Watch Dogs. Il settimo capitolo della serie verrà pubblicato dalla Rockstar il 17 settembre, sia negli USA che in Europa. Il gioco userà una versione aggiornata del motore grafico Rage usato in GTA 4. E il motore fisico, detto Euphoria, è stato migliorato consentendo animazioni e movimenti molto più realistici. La guida è stata rifinita per rispondere meglio alle sollecitazioni, proprio come i giochi di corse d'auto. Come abbiamo tutti visto, il gameplay della Rockstar ci ha rivelato tre personaggi giocabili. Michael, un rapinatore di banche sui 40 anni, il quale vive sotto la protezione testimone dell'FBI. Ha una moglie Amanda e due figli, Jimmy e Tracy. Franklin, un ragazzo afroamericano che lavora per una concessionaria di auto di lusso. E infine c'è Trevor, ex veterano di guerra con esperienza di volo. Vive in una località desertica ed è produttore e spacciatore di metanfetamina. Per ognuno dei personaggi si avranno soldi propri, abilità proprie e minigiochi che si possono permettere. Come in Red Dead Redemption, girando per la mappa, ci si potrà imbattere in eventi casuali facoltativi, dallo scippo di una vecchietta a un furto d'auto. Il gioco sarà ambientato a Los Santos, ma con l'aggiunta di deserti, campagne, basi militari, non basteranno neanche le mappe GTA San Andreas, Red Dead Redemption e GTA 4 messe assieme, in quanto la mappa sarà poco più grande di 200 km quadrati.
Essendoci gli aspetti divertenti come lo yoga, triathlon, jet ski, base jumping, tennis, golf, l'acquisto di una vastissima gamma di abiti dai trasandati agli eleganti, la modifica delle auto sia esteticamente che a livello di motore. Ci sono anche gli aspetti negativi come l'assenza di personalizzazione fisica e l'assenza della modalità fidanzata. Ma di certo non deluderà, anzi aiuterà molte persone a chiudersi in casa e di mettere fine alla propria vita sociale, come ho scritto sulla nostra pagina Facebook. Bene, con questo breve video spero di avervi fatto entrare sia nel mondo di Watch Dogs che nel mondo di GTA 5. Non dimenticate di iscrivervi, che è la cosa principale, di commentare, di mettere mi piace sotto al video e, se volete, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook. Bella da Antispeak Dino. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out then fill the hole. Tear me apart.